Salve a tutti, oggi in questo video andremo ad effettuare lo smontaggio del Nokia 5130 Express Music, nello specifico versione C2, ma sottolineo che lo smontaggio è identico per tutte le versioni di questo telefono. Andiamo a vedere brevemente gli strumenti che utilizzeremo: Tor T6, SS93 Tool ufficiale Nokia e in questo caso uno schermo LCD. Perché il suddetto telefono, come si può vedere, ha lo schermo rotto. Infatti presenta solamente una piccola lacuna bianca e poi il resto è tutto nero. Non so quanto si riesca a vedere qua la scalfitura, però è rotto e quindi oggi andremo a sostituirlo. Partiamo subito a vedere come si smonta. Ok, spengiamolo. Per prima cosa togliamo la cover posteriore facendola scorrere, poi togliamo la batteria. Aspettate che cambi inquadratura, forse è un pochino meglio. Ok, una volta tolta ci sono due viti da smontare qui e qui. Le andiamo a smontare velocemente. Ok. Poi, qua, non so se si riesce a vedere bene. Oh, comunque, qua, se lo smontate lo vedrete. Ci sono diciamo sbloccare quattro agganci che diciamo tengono la cover laterale del telefono. Facciamolo. Sentirete proprio che il telefono fa tic. E boh, quello non ci fa, non so perché. Poi, usando l'altra estremità dell'SS93 Tool, fate leva attorno a tutto il telefono. Diciamo che lo smontaggio è simile al 5130. No, scusate, al 5310. Infatti, anche quello è un telefono un po' caccoloso. Bene, a questo punto rimuovete il keypad, ovvero la tastiera. Facciamo anche un po' di inglese, così se c'è qualcuno che ci sta ascoltando, forse capisce qualcosa. Allora, sì, dicevamo, arrivato a questo punto qui c'è uno sblocco da sganciare per togliere il keypad. È un po' rognosetto, io vi consiglio di partire da sotto e andare a leva o qualcosa. Mi scuso se non ho fatto vedere l'operazione con la quale si sganciava la tastiera, ma dovete agire con un cacciavite piatto e fare leva, deve fare proprio tic. È messo parecchio duro, ma comunque se qui si vede, se la fotocamera mette a fuoco, lo vedete, ha un aggancio. Dovete rimuovere quello, fate leva possibilmente qua sotto, che perlomeno è un po' più protetto, non vicino all'attacco, e fate leva e si toglie. Pulite la tastiera perché questa vedo che è impolveratissima, ma non è mio il telefono. Meglio era usato. Bene, poi qui si presentano le solite classiche quattro viti da smontare. Quanto vedo sembra che siano con la colla, quindi saranno un po' dure. Tecnicamente non dovrebbero essere riusate, ma noi le riuseremo perché non abbiamo altro.
Perfetto. Smontate queste viti. Dovete prendere l'SS93 Tool e qui fare leva per poi aprire il vetrino. Non abbiate paura di rompere niente. Se non viene è solamente perché è un po' sporco. Bene, ora siete arrivati alla scheda madre. Qua c'è lo speaker, se lo dovete cambiare. Spinotto per la ricarica. Poi qui trovate l'apparato antenna, questo è tutto nero. Ok, torniamo alla fase schermo. Come stavo dicendo, dovete toglierlo facendo leva. Ecco qua. Togliamo questo. Ecco qui lo schermo LCD. Era un po' incollato. Non so se riuscite a vedere, ma è rotto. Ora andiamo a sostituirlo. Andiamo a prendere lo schermo nuovo. In bustina, come si può notare, in celofanata e non ricordo la parola giusta, antistatica credo. Fate molta attenzione quando lo prendete, controllate che non sia rotto. Sopra c'è una piccola pellicola da togliere, ma consiglio la rimozione una volta applicato lo schermo alla scheda madre. Reinserite la scheda madre nel suo alloggio, così lavorate un po' meglio. Ok, poi questo sì, attaccatelo, farà clic. Ovviamente io ho fatto poca attenzione nel togliere lo schermo perché tanto era rotto, ma voi state più attenti. Poi notate che qui c'è una, se la fotocamera mette a fuoco, non lo sta facendo. Vabbè, qui c'è, è piegato, dovete piegarlo anche voi. Rimuoviamo la pellicola protettiva. Questo adesso lo pieghiamo in avanti così. Reinseriamo questo che non l'ho nemmeno pulito. Ok, reinseriamolo. Potete anche prenderlo da
Reinseriamo all'insù finché i buchi non combaciano. Stanno combaciando. Una volta messo lo schermo, fate una leggera pressione, deve fare uno scattino perché si deve attaccare il tastierino questo alla scheda madre. Poi rimettete questo qua al suo posto, così riavvitiamo le viti precedentemente smontate. Consiglio un'avvitatura a X, come sto facendo io, perché così viene distribuito più equamente il peso, e soprattutto stringetele alla fine, che è meglio. Cioè, una volta dopo averle inserite tutte le cose qui. Ok, sta facendo dei rumori strani questo telefono, ragazzi, ma sinceramente boh, è la prima volta che lo smonto. Ok, adesso finiamo di avvitarle tutte. Da notare comunque che non ci sono particolari flat su questo telefono, una cosa positiva. Speriamo che questo schermo funzioni. Infatti ora lo andremo subito a testare. Ok, avvitato questo, vedi, controlliamo ancora se tutto è andato ok. Rimettiamo la tastiera che l'ho precedentemente pulita, ma rivado a pulire. La infilate da sotto, così. La infilate e deve fare tac. Voilà. Collaudati i tasti se funzionano. Ora reinserite questa cover qui, facendo attenzione a come l'avete smontata prima perché ha un verso. Questa si può reinserire proprio così, a brutto muso. Voilà. Girate il telefono, rimettete le due viti superiori. Qui l'avvitatura fatela un po' come vi pare. Bene, inseriamo la batteria, puliamo un pochettino ancora. Rimettiamo la cover dietro e accendiamo. Pronti? 1, 2, 3. Voilà! Perfetto! Ragazzi, lavoro eseguito alla perfezione. Vi ringrazio per la visione, un saluto a tutti, se avete domande per questo video tutorial fatele pure, mi scuso se diciamo è stato un po' brutto come video tutorial, ma non pensavo che dasse tutti questi problemi a smontare questo telefono. Però sono soddisfatto. Vi ringrazio per la visione, un saluto a tutti e se avete domande, già come detto prima, scusate la ripetizione, postate pure nei commenti, cliccate mi piace se vi è piaciuto, condividetelo, iscrivetevi al canale e tutto qua. Arrivederci. Ciao ciao.